All'imbocco della Val Germanasca si trova la Ciabran, un'azienda agricola a conduzione familiare che si impegna a garantire la sostenibilità della sua filiera e dei suoi prodotti. L'azienda è nata nell'87-8, quindi noi eravamo bambini. Il più che ha fatto una scelta è stato mio padre, perché lui è stato obbligato a scegliere fra continuare ad andare in fabbrica o tenere le vacche di famiglia. Miei nonni erano mancati nell'83, poi insomma c'è stato un po' di anni. Lui lavorava alla Fiat, poi la Fiat qua di Villara ha chiuso, l'hanno mandato a Torino e lui diceva: o faccio 10 ore a Torino o vivo con la mia famiglia e tengo le mie vacche a casa. Insomma, la scelta è stata un po' questa. A 2 ore circa questo vitello qua. Appena nato stamattina. A che ora è nato? Sono state le 7:30, 8. Noi vediamo che la mucca si prepara per il parto, e stiamo già allerta, si può dire. Infatti abbiamo dovuto tirare leggermente per poterlo fare uscire. È uscito, si può dire, con un piccolo aiuto e di conseguenza è già vispo e vegeto, vedo. Cerca di alzarsi alle prime mosse che Prove. fa, prove. E infatti se tu lo mettessi vicino alla mamma, cercherebbe già subito la mammella per succhiare il latte. Invece noi, visto le dimensioni un po' ristrette, abbiamo dovuto dargli il biberon. Difatti noi siamo fra i primi, nessuno sa so bene quale elenco, relativo a Terra Nostra, perché poi tra gli agriturismi esistono tre associazioni, comunque noi siamo aderenti a Terra Nostra. Adesso non mi ricordo più che numero siamo, due o tre, o comunque siamo fra i primi che hanno aderito e cominciato piano piano, eravamo nella vecchia, dove eravamo prima, nella borgata qui sotto. Nel mentre avevamo già fatto la stalla qua perché sotto non ci permettevano più di tenere gli animali e boh, la cosa è nata un po' così. E poi col tempo mio padre è andato poi in pensione e ho cominciato io, dopo che ho finito scuola, appassionarmi un po' alle bestie, perché quando passi una vita in un settore o lo odi o lo ami. Lavoro più nella parte agricola, quindi la parte agrituristica la segue più mia sorella. In realtà l'azienda muove un po' tutto assieme perché produci e l'agriturismo ti permette di farti conoscere su un mercato locale, perché la gente magari mangia, assaggia le tue cose mentre fa la spesa. Il problema serio dell'agricoltura è che essendo piccolo, in montagna, lontano da tutti, o ti crei il chilometro zero o non ce l'hai. Cioè, la cintura di Torino, c'hai una mole di gente lì, noi qua o vengono o non ce li hai. Quindi ti permette di far andare i tuoi prodotti un po' a livello stagionale, un po' ciclico, perché diciamo il formaggio riusciamo a produrlo tutto l'anno, il vino hai il tuo ciclo lì, così come la verdura, le patate, un po' le produzioni di montagna. Per ridurre il proprio impatto ambientale, la Ciabranda adotta delle politiche di sostenibilità ambientale. Alcuni esempi sono l'utilizzo di pannelli solari riscaldanti per il rifornimento di acqua calda e il riutilizzo dei reflui zootecnici all'interno dell'azienda agricola per garantire una buona salute del suo. Oltre a ciò, i bovini allevati hanno la possibilità di passare gran parte dell'anno in alpeggio, così da consentire un benessere animale eccellente e difficilmente imitabile. Trasformo il latte di mucca. In questo momento ne ho 100 litri e al momento adesso ho cagliato e poi vado poi a rompere la cagliata e lo trasformo in formaggio. Dopodiché mi farò anche il burro, lo metterò lì nella zangola e torno mezz'ora così il burro si è fatto e poi lo vado a battere. Qui invece ho messo del latte a raffreddare e poi ci faccio i tomini. I vantaggi è che vivi a casa, vivi nel tuo. Lo svantaggio è che non hai mai ore, non hai mai. Cioè non hai ferie, non hai. Cioè cerchi di ritagliartele, però quando è ben calcolato tutto fai come puoi. Nonostante le molte difficoltà, questa azienda continua a mantenere attivo un territorio che se no sarebbe abbandonato. Curandolo e sfruttandone le potenzialità, la Ciabranda riesce ad ottenere prodotti di qualità che rispettano l'ambiente, la natura e gli animali da cui provengono.